Volere come preservare un poco tutto il mondo, come l'arca di Noè, come ogni quadro è come un'arca di Noè. Questa cosa non avevo mai pensato, però potrebbe essere. Il fatto dell'11 settembre, anche se noi visivamente non eravamo lì, ma tutto ciò che è successo lì come azione, immediatamente come reazione, ha cambiato il nostro modo di vivere. Mi offri una sigaretta, te la posso chiedere? Uno dei, insomma, periodi artistici a cui più sono affezionato è il Rinascimento, come proprio forma mentis, come concezione dell'artista stesso. Mi ha affascinato proprio questa cosa perché ricordo che il primo anno di università il professore mi disse: a Stampo, se non sai dove andate a cagare Piero della Francesca, non puoi fare artista. Io all'inizio ho detto: questo è pazzo, sta fuori di testa, è intrippato con Piero della Francesca. Quindi ho cercato di, insomma, capire tutto. Mi sono fatto tutti i viaggi da Sansepolcro a Arezzo, a Londra per il battesimo di Cristo, eccetera, eccetera. Ho iniziato a leggere, 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 leggere e a appassionarmi di Rinascimento. Se puoi dirlo a parole, non dipingerlo. E questo per me lì si può anche riassumere il fare arte, cioè il bisogno di essere artista. Come creare un momento di silenzio prima di un'esplosione, occuparsi più del silenzio che dell'esplosione, no? Che stanno perdendo. Lui è il fautore dei pozzi, eh? Sì? Grande Luciano. Va bene, mo prendo le misure precise. Io sono attratto molto dal futurismo perché dal mio punto di vista anche qui il futurismo, dalle serate futuriste alle performance, alla completazione dei piani di Umberto Boccioni, al dinamismo di, insomma, balla, alle macchine di trampolini, eccetera, eccetera, hanno dato inizio a tutto ciò che prende poi è stato dalla, che ne so, body art al polimaterismo stesso. È impossibile pensare ad un Fontana, ad un Burri, ad un Rauschenberg senza il futurismo. Quindi io sono stato sempre attratto da quelle correnti che hanno avuto una rottura netta, ma una presa di coscienza rispetto all'oggi, non dimenticando quello che è stato prima. A due mani. Però devi anche sorridere, quindi. Sfocata, non volevo mangiare. C'hai la faccia sfocata. Il cinema è la mia vera passione, quindi tutto quello che faccio per ora è in un certo senso propedeutico per questo progetto che ho di rimettermi a fare il cinema. Rapacità di von Stroheim, principalmente Rapacità di von Stroheim e Bye Bye Monkey, cioè Ciao Maschio di Marco Ferreri. Di Cassavetes, mi piace molto la sua metodologia, come lavorava lui. In maniera così intima. Però allo stesso tempo mi piace anche il casino di Fellini, no? Lavorare su questa scala così vasta ogni giorno. Cioè noi siamo il risultato di quella storia, loro in quel periodo giusto, con quella gente giusta, sono riusciti a creare un dialogo nuovo. Ecco che torna sempre questa frase che io dico sempre: c'è chi crea il dialogo e chi parla del dialogo creato dagli altri. 200. 200 per 150 altezza. di altezza, allora questa è 150 di altezza.
Piazziamo la pedana? 120 di larghezza, di profondità e... Allora, sotto aperto? Sì, allora sotto aperto, qua chiuso e qua poi ci devi fare rinforzi. Rinforzo sotto, no? Qui? Sì, esatto. Chiuso da tutte le parti? Esatto. 4 sopra 5, aperto esatto. Soltanto il fondo. Tutto bianco. Va bene. Fino a 80 anni fa, da A a praticamente B, se io scrivo oggi sono al Museo Laboratorio di Città Sant'Angelo, leggendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il insomma, basso, io in modo sequenziale didascalico ho un'acquisizione di informazioni. Oggi che lo spazio-tempo non è più sequenziale e didascalico, ma è simultaneo, oggi non c'è più spazio fra azione e reazione. Quindi, cosa ho praticamente fatto? Nell'opera Sinestesia che ho presentato all'anteprima giù a Napoli, ho creato questo spazio in cui c'era un insert coin. E inserire centesimi 10 per usufruire di un'opera d'arte. Tanta gente mi ha detto, oh, che bella provocazione. A me non me ne fotte un cazzo provocazione. Quell'insert coin doveva essere un'icona, doveva essere una chiave di accesso. Attraverso la monetina accedevi ad un luogo che in quell'attimo, fino a quell'attimo, visivamente non era presente, ma nell'attimo in cui mettevi la monetina ti si apriva tutto un mondo parallelo, quindi avevi la chiave di accesso, una sorta di interfaccia con un mondo parallelo. Scusa, che rappresenta questa... poi quando... A proposito, questa stanza poi è molto, ha molto a che fare con Tarkovsky, che è un altro dei miei registi in assoluto preferiti. Perché ha molto a che fare con Tarkovsky? Perché per l'acqua, no? Lui lavorava, per esempio, non so se ci avete mai fatto caso, però non so, tipo Antonioni era ossessionato con coi capelli. Tarkovsky con gli elementi. Questa stratificazione che mi sono ritrovato, che non è una cosa che faccio volutamente, in maniera cosciente né progettandola, è una cosa che avviene soprattutto negli oli, per esempio. So che vedendoli da vicino di presenza ti rendi conto che sono tanti strati, tante sono pieni di cose che si sovrappongono. E questo probabilmente perché e mi succede di farlo, anche se ho magari voglio fare un quadro preciso, avendo già lì. Cioè io non riesco a dipingere una cosa ritraendola e basta. Deve essere il frutto di un... è sempre un processo laboriosissimo e lunghissimo, infatti spesso dipingo anche 30 quadri in una volta, faccio 30 lavori in una volta perché i tempi poi per asciugare, per fare... E questa stratificazione, sto dicendo, è come... probabilmente significa che non ho un attaccamento a niente in particolare, che forse la mia testa mi porta a voler riprodurre tutto, quanto più cose possibili, quindi... Mio padre è il top, mio padre è padre, figlio e Spirito Santo, cioè mio padre e mia mamma sono quelli che quando gli ho detto la prima volta, mamma voglio fare artista, mia mamma mi diceva speriamo che Dio te lo tolga dalla mente, ti devi trovare il posto sicuro, devi insegnare. Allora,